In Campo Santa Margherita, qui alla manifestazione No Grandi Navi, ho scoperto una attrice giovane, amica di Sette Gold, Roberta da Soler. Allora, dopo Piccola Patria, cosa sta succedendo? Qui, manifestazione No Grandi Navi. No, dopo Piccola Patria, beh, è un periodo molto tranquillo, nel senso che sto portando avanti dei progetti miei di performing art, però la mia attività principale è qui a Venezia, cioè io sono prima di tutto un'attivista e sto all'interno del comitato No Grandi Navi, quindi insomma è stato un periodo molto intenso anche per organizzare questa manifestazione insieme ai compagni. Se ti proponessero di girare un film a bordo di una nave da crociera? Magari se non passa in bacino San Marco. Esatto. No, però credo, non lo so, credo che rifiuterei. Parlando della tua carriera, come si può fare cinema rimanendo in Veneto, rimanendo a Venezia? Ci sono nuove produzioni che si stanno girando in queste location che sono poi delle quinte a cielo aperto? Sì, io ho scelto di non andare a Roma perché insomma ho sempre pensato che fosse una giungla e che comunque il cinema, cioè le produzioni si stanno effettivamente decentrando anche attraverso le film commission, cioè moltissimi fondi per le produzioni cinematografiche vengono comunque distribuite dai territori. Che ruolo ti piacerebbe interpretare in questo momento? Oddio, non ne ho idea. Ma io so che stai lavorando a qualcosa anche come autrice, come sceneggiatrice, non solo come interprete, quindi c'è qualche progetto nel cassetto, un'anticipazione piccola piccola? No, io appunto sto lavorando in realtà con Ilaria Dalle Donne a un lavoro performativo, quindi non è propriamente teatro, è una cosa, una via di mezzo, e sul desiderio, però in realtà io ci sono molto poco nel lavoro, nel senso ci sono dietro, ma ci sono poco in scena, diciamo. Non importa. In realtà forse adesso è un momento che va bene così. Che cosa desideri? Che cosa desidero? Visto che è un lavoro sul desiderio. Beh, in questo momento, in questa giornata, desidero veramente che le grandi navi non passino più in bacino San Marco e non passino più nella laguna di Venezia, che stiano proprio fuori, lontane.